Buonasera, trasmettiamo da Palazzo delle Esposizioni di Roma nell'ambito di Tre Stazioni per Arte e Scienza, il progetto ideato e organizzato dall'azienda speciale Pala Expo che esplora i territori potenziali in cui convergono conoscenza e immaginazione, dando dunque forma a una dimensione privilegiata per l'incontro tra ricerca artistica e ricerca scientifica. Sotto il titolo Tre stazioni per arte e scienza si snoda un percorso eterogeneo, visitabile fino al 27 febbraio, che si sviluppa attraverso tre punti di vista: quello storico, con la scienza di Roma, passato, presente e futuro di una città, mostra a cura di Fabrizio Rufo e Stefano Papi; quello della ricerca scientifica contemporanea, con la mostra Incertezza, interpretare il presente, prevedere il futuro, a cura dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; e infine, dal taglio prettamente artistico, la mostra T-0 che ha avuto il piacere di co-curare insieme a Paola Bonanni e Francesca Rachielo Pedisano. La molteplicità dei linguaggi che caratterizza Tre Stazioni per Arte e Scienza confluisce lungo tutto il corso delle mostre all'interno di uno spazio dialogico che si realizza grazie ad un intenso programma di incontri con focus specifici, tra cui l'appuntamento di questa sera con Valentino Catricalà e Monica Veio, che intende riflettere proprio sulla nascita di nuove pratiche curatoriali fra arte e scienza. Pensato originariamente come un dialogo in presenza, l'incontro è stato traslato sui nostri canali digitali a causa delle vicissitudini che in questo periodo sono purtroppo all'ordine del giorno. Ringraziamo perciò vivamente Monica e Valentino per aver accolto il nostro invito. I loro contributi ci aiuteranno a leggere le ultime tendenze dell'arte in rapporto alla scienza, i cambiamenti nelle pratiche curatoriali e il potenziale impatto sociale di queste dinamiche che vedono nascere rapporti sempre più forti tra ricerche scientifiche e ricerche artistiche. Per presentare brevemente i nostri ospiti, Monica Veio è storica dell'arte e curatrice. Dal 2015 cura il programma Art CERN presso l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare di Ginevra. Il programma promuove il dialogo tra artisti e scienziati in uno dei laboratori più importanti al mondo. Ha co-curato la mostra Quantum Broken Symmetries, che comprende 10 opere d'arte del programma Art CERN, in tour internazionale dal 2018 al 2020. Attualmente è curatrice del padiglione islandese per la prossima Biennale di Venezia ed è stata precedentemente direttore artistico di Vida nella Fondazione Telefonica e responsabile del Dipartimento Educativo al Laboral Centro de Arte Gijón. Valentino Catricalà è studioso e curatore d'arte contemporanea, attualmente è curatore della Soda Gallery di Manchester e lecturer presso Manchester Metropolitan University. È art consultant per il Sony Lab di Parigi e curatore della sezione arte della Maker Faire European Edition, che è considerato il più grande evento europeo su innovazione robotica e intelligenza artificiale. Su questi temi è infatti dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma III. Ha curato mostre in importanti musei e istituzioni internazionali ed è autore di diversi libri, tra i quali Art and Technology in the Third Millennium e The Artist as Inventor. Prima di passare la parola a Valentino Catricalà e Monica Beio, vorrei ricordare che il prossimo incontro in programma è lunedì 31 gennaio alle ore 18:30, sempre in modalità online, e ospiterà per l'ultimo appuntamento del ciclo curato in collaborazione con l'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR la medaglia Fields Alessio Figalli in conversazione con Roberta Fulci. Valentino, Monica, il pubblico che ci segue da casa potrà porre delle domande tramite la chat dei nostri canali e poi successivamente provvederemo a raccoglierle e trasmettervele, verso la fine dell'incontro. Ancora grazie, per essere qui con noi questa sera. Passo a voi la parola. Thank you. Thank you. I think I'll be the first speaker.
speaker tonight. Yeah. Thank you, first of all, to the team of Ringrazio il team di Palazzo delle Esposizioni e Valentino per l'invito rivoltomi. È bellissimo essere qui, mi piacerebbe essere a Roma stasera, ma purtroppo non è possibile. Quindi sono a Ginevra, lavoro qui, come ha detto Laura. Sono a capo di ARTS at CERN, il programma del Laboratorio Europeo della Fisica delle Particelle di Ginevra. Ho iniziato nel 2015 e mi occupo delle residenze d'artisti, di commissioni artistiche e di mostre in collaborazione con grandi istituzioni culturali in tutto il mondo. ARTS at CERN ha l'obiettivo di sostenere pratiche artistiche e di guardare nuovi territori nei quali gli artisti recentemente si sono interessati, la fisica delle particelle. Per i prossimi 15 minuti condividerò con voi alcuni spunti su cosa facciamo al CERN, come lo facciamo e come questo grande laboratorio avvia una serie di attività con gli artisti, e poi ci saranno delle domande che voi potrete porre. Vorrei adesso condividere con voi la mia presentazione, e credo che per farlo io debba essere nominata host, in modo da poter condividere appunto il mio schermo con voi. Ok, bene. Adesso provvedo a condividere la presentazione che voglio mostrarvi. Allora, che cos'è il CERN per coloro che non conoscono questo laboratorio? È stato fondato nel 1954 come Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare di Ginevra ed ospita alcuni degli esperimenti più ambiziosi che sono stati realizzati ed inventati da tante persone, da grandi team di fisici e di ingegneri che hanno cercato di studiare le proprietà fondamentali della materia a livello subatomico. Poi c'è questo esperimento che si chiama ALICE, qui vediamo appunto un'immagine a cura di Thomas Struth, un fotografo che è stato con noi nel 2019. Oppure c'è anche l'esperimento ATLAS. Quindi il CERN è il più grande laboratorio al mondo, e questi esperimenti sono quelli che utilizzano le macchine più grandi mai create. Una cosa interessante c'è questo paradosso per cui si creano delle macchine enormi per vedere le cose più piccole. L'esperimento ATLAS consiste in un rivelatore di particelle che fa parte del Large Hadron Collider, è un acceleratore di particelle, la Hadron Collider, è un macchinario che praticamente accelera agglomerati di particelle in fasci attorno a tubi circolari fino a raggiungere la velocità della luce. In alcuni punti i fasci che viaggiano in direzioni opposte si scontrano ad alte energie, e i dati delle collisioni prodotte in questi processi forniscono indizi su ciò che avviene ai livelli fondamentali della materia, a livello strutturale. Possiamo dire che la stragrande maggioranza di ciò che noi vediamo a scala umana è quello che ci circonda. Quindi il mondo intorno a noi esiste a scala umana, ma quando cominciamo a spostare il nostro sguardo verso l'interno, verso, diciamo, dimensioni più piccole, è quello che fanno questi importantissimi esperimenti, chiaramente emergono delle complicazioni. Quindi noi come umani, se potessimo, diciamo, guardare nell'atomo,
troveremmo un regno subatomico che è costituito da neutroni, protoni, elettroni, quark, leptoni o bosoni, che sono chiaramente invisibili. Oggi abbiamo la fortuna di poter contare su strumenti molto potenti che, come appunto ALICE, come il Large Hadron Collider, che ci consentono di rivelare la natura della materia che ci circonda, tutto ciò che costituisce appunto la materia. I dati prodotti da queste macchine, questi rivelatori, forniscono appunto immagine di questo, di queste strutture subatomiche e creano un immaginario che solo gli scienziati hanno potuto svelare. Al CERN abbiamo chiaramente esperti di ogni genere, fisici, teorici, sperimentali, ingegneri, esperti informatici che lavorano fianco a fianco per aprire nuovi campi di indagine e di ricerca e cercano anche di rispondere a modelli e previsioni consolidati con prove sperimentali. Quindi non è sorprendente che quando si parla di questioni aperte come l'antimateria, le dimensioni extra, perché l'antimateria scompare, energia oscura, la gravità, chiaramente questi temi poi interessano anche gli artisti. E quello che facciamo quindi nell'ambito del CERN forniamo il sostegno agli artisti perché possano appunto misurarsi con questi concetti per vedere anche come la scienza ci fornisce tutte queste conoscenze che ci consentono di comprendere la natura. Negli ultimi 10 anni il CERN ha iniziato a ricevere artisti di diverse discipline che vengono coinvolti in un dialogo con la scienza e entrano a far parte di questa comunità scientifica e sono invitati ad esplorare questi aspetti fondamentali della natura e come questi esperimenti ci aiutano a concepire la realtà e come è possibile arrivare ad una comprensione migliore di tutta una serie di concetti. Quindi gli artisti hanno l'obiettivo di contribuire a questo processo. Dal 2015, quando sono arrivata al CERN, e da allora lavoro come curatrice e responsabile del programma Arts at CERN, quindi gestisco questo programma, le strategie a sostegno degli artisti. Sono stata testimone del modo in cui la scienza ha attirato l'attenzione di menti curiose dal mondo dell'arte. Come dicevo, gli artisti vengono al CERN per praticare la loro arte e per fare domande, per dare un senso alla complessità intangibile delle scoperte che vengono realizzate e per inventare un nuovo linguaggio che sia in grado di definire questi nuovi mondi descritti dalla fisica. Però direi anche che nel contesto del CERN gli artisti vedono se stessi e il loro lavoro attraverso le discipline degli altri. E questo è molto interessante perché quando si mettono in contrasto diversi contesti, chiaramente si rivela qualcosa di nuovo. E questo è quello che avviene, per esempio, con le residenze d'artista. Adesso vorrei farvi vedere una serie di immagini sullo schermo e vi farò appunto vedere delle immagini relative a queste residenze e poi parlerò di alcune opere in particolare. Però vorrei prima appunto farvi vedere appunto queste immagini mentre parlo.
Una citazione delle parole di Fabiola Gianotti, la nostro direttore generale, rivelano ciò che facciamo. Lei a un certo punto ha detto di essere decisamente a favore di una cultura diversificata e multidisciplinare, perché dobbiamo rompere questi compartimenti stagni in campo culturale. Quando la gente parla di studi umanistici da una parte e della scienza, dell'arte e della scienza, è come se fossero delle cose incompatibili e quindi si escludessero a vicenda, ma in effetti sono la massima espressione della creatività, dell'ingegno e della curiosità dell'umanità. E quindi dobbiamo portarli insieme, farli incontrare in contesti diversi. Gli artisti al CERN attualmente sono accolti nell'ambito di una strategia per portare la scienza alla società ed invitare creatori ad esplorare e mettere in discussione ciò che viene fatto e per comprendere il modo in cui la scienza ha un impatto poi così multiforme sul mondo. Quindi gli artisti che vengono al CERN cercano di rispondere a una pratica culturale e noi nell'ambito di Arts at CERN cerchiamo di nutrire e sostenere l'impegno degli artisti che vengono anche da altre discipline, naturalmente, che conoscono altri mondi, cercando appunto di creare un rapporto con la scienza. La maggior parte degli artisti che vengono da noi per visitare il centro oppure per le residenze d'artista non hanno mai vissuto nulla del genere, quindi le immagini che vi ho fatto vedere prima del rivelatore sono delle macchine che si trovano sottoterra, a 100 metri sottoterra, in grandi caverne, tunnel. Sono delle macchine enormi, la scala è davvero qualcosa di impressionante, ma anche i concetti, il linguaggio della scienza, cioè come si possa parlare di approcci diversi nell'ambito della ricerca scientifica, è qualcosa che interessa molto. E quindi una volta entrati nel laboratorio le persone comprendono di che cosa si tratta. Chiaramente la residenza è strutturata in modo da consentire all'artista di iniziare a lavorare, ma chiaramente non sarà mai una esperienza immediatamente chiara. È difficile comprendere tutta la vasta gamma di esperimenti svolti, la loro scala e la loro funzione. Quindi noi pensiamo che sia molto importante creare questi scontri, se vogliamo, a livello culturale, dai quali possono nascere anche altre sperimentazioni, da un punto di vista curatoriale, ma anche dal punto di vista istituzionale. La scienza, la sperimentazione, come viene vista, quindi che impatto può avere su altre prospettive, su altre visioni. Gli artisti vengono al CERN con le proprie pratiche artistiche, li invitiamo a venire da noi con delle proposte nel cui ambito possano appunto sviluppare qualcosa, trovare un nuovo input per il proprio lavoro oppure per cercare di far sviluppare quello che già stanno facendo ulteriormente, ma cercare di dare un senso a di cose intangibili come appunto le particelle subatomiche e la fisica delle particelle è qualcosa di davvero interessante perché chiaramente bisogna mettere in discussione ciò che sappiamo del mondo e in quale modo ciò che sappiamo verrà trasformato. Poi ci sono gli strumenti, ci sono queste esperienze hands-on, pratiche. Quindi queste esperienze hanno visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno collaborato e che ci mostrano tutti i vari livelli di quello che c'è nella materia. Quindi questo il regno della sperimentazione ci consente di rappresentare per esempio i rapporti, le relazioni intrinseche nei sistemi naturali. Gli artisti spesso sono affascinati dagli esperimenti ma anche dai modelli teorici alla loro base.
Qui, come appunto vi dicevo, noi facciamo delle residenze d'artista e dal 2015 incoraggiamo anche la produzione di opere d'arte e abbiamo da allora sostenuto 18 opere che sono attualmente in mostra in tutto il mondo, una mostra itinerante. E, come diceva Laura, noi curiamo anche delle mostre in collaborazione con istituzioni varie. Per esempio la Quantum Exhibition, c'è cioè questa mostra itinerante sulla fisica quantistica che viaggia dal 2018 e che ha portato diversi approcci curatoriali a ciò che facciamo, passando appunto dalla ricerca alla produzione alle mostre. Vorrei parlarvi di due opere molto brevemente, però non so se ho a tempo. Che cosa pensi, Valentino? Sì, insomma, il tempo fugge, però naturalmente puoi parlare per altri 2 o 3 minuti di queste opere, non ci sono problemi. Sì, allora vorrei condividere con voi solo un paio di prospettive. Entrambe sono state sostenute, hanno alla base la fisica teorica. Innanzitutto la Holographic Theory of History of Art di Susan Treister, che è una co-commissione di questa artista Susan Treister, che è arrivata al CERN per realizzare un progetto e già aveva delle posizioni molto avanzate, nel senso che voleva appunto approfondire con gli scienziati questa teoria che lei già aveva. E in questo progetto ha studiato la teoria che, secondo la quale l'universo potrebbe essere un vasto e complesso ologramma. E quindi un'ipotesi è quella che altri artisti possono inconsciamente aver cercato di descrivere questa natura olografica dell'universo. E ha passato 2 settimane presso il Theory Corridor del CERN, lavorando con scienziati come John Ellis, Alessandra Gnecchi, che vediamo qui, Wolfgang Lerchi e Rick van Broekelen, per esplorare proprio questo principio olografico. Hanno passato ore insieme e poi hanno ha attraversato fasi diverse, ma il risultato ci sono stati 2 risultati in effetti. Uno, un video sperimentale nel quale c'è questa metodologia basata sul Large Hadron Collider. Quindi lei voleva testare questa teoria accelerando centinaia di anni di storia dell'arte in pochi minuti, proiettando oltre 25.000 opere in modo cronologico, 25 immagini al secondo in una sequenza in loop. Quindi c'era questa enorme libreria nella libreria di immagini e in pochissimo tempo appunto venivano proiettate tutte queste immagini che rappresentano queste immagini degli artisti dell'universo olografico. Una cosa interessante di questa cosa, di questo progetto, è che lei ha invitato gli scienziati a partecipare, quindi Alessandra Gnecchi e altri fisici hanno scritto, hanno dipinto e hanno appunto descritto in modo visivo che cosa fosse questo principio olografico per loro e come appunto affrontano questi temi nell'ambito dei loro studi. Quindi ci sono questi acquarelli che sono stati utilizzati per far comprendere certe intuizioni. La seconda opera, quindi questo è quello che dice Alessandra Gnecchi su questa esperienza, quindi termini generali ma molto preziosi rispetto al risultato di ciò che fanno i fisici. E poi c'è Rashida Phillips insieme a Dorotora Grabowska, una fisica teorica, che con Rashida ha esplorato una serie di domande che l'artista aveva.
Lei è membro di un collettivo che ha lavorato con noi lo scorso anno ed in questo progetto di questo Black Quantum Futurism, questo collettivo, vogliono esplorare l'idea dell'esplorazione del tempo, e che è una cosa molto importante nell'ambito della fisica quantistica. Quindi questo progetto cerca di capire in quale modo la fisica quantistica possa avere un impatto sul pensiero, di come pensano, il modo in cui pensano le persone, sperimentano e misurano il tempo nella realtà quotidiana. Quindi ci sono questi aspetti appunto legati al tempo che vengono studiati nell'ambito della fisica quantistica, e poi ci sono questi studi sulla simmetria. Quindi Black Quantum Futurism, BQF, ha deciso di utilizzare questo acronimo nell'ambito del loro progetto, che è ancora in corso. Ci sono già, diciamo, dei manufatti come questa mappatura del tempo. In questo caso quest'opera si chiama Colored People's Time, il tempo della gente colorata, e hanno utilizzato il loro acronimo CPT proprio per portare avanti questo progetto. Adesso però desidero restituire la parola a Valentino. Grazie Monica, grazie molte. Io parlerò in italiano in questa prima parte della conferenza, tanto Monica mi capisce, perché mi sembrava assurdo io, anche se adesso sono qui a Manchester e non potevo essere fisico, ma fisicamente a Roma, però da romano parlare a Roma in inglese mi sembrava un po' strano. E questa bellissima carrellata che ringrazio, io quello che farò è dare un po' brevemente un framework teorico, diciamo, di base di ciò che anche Monica ha detto, legato ai rapporti tra arte e innovazione e scienza, perché la questione qui è: che cosa accade quando un artista entra in un laboratorio scientifico? Che cosa accade quando un artista entra dentro, non so, un'azienda del settore tecnologico? Che cosa accade quando un artista inizia a lavorare in team con ingegneri o tecnici? Perché qui siamo in una dimensione diversa rispetto anche ad alcune pratiche artistiche classiche. Non parlo a livello di qualità delle opere, parlo solo a livello di modalità di lavoro. Perché noi sempre abbiamo avuto questa immagine un po' bohemienne, quando si dice l'artista un po' folle, no? Che da solo nel suo studio, preso dal pathos della passione, crea, no? Soprattutto quando nel senso comune associamo l'artista soprattutto alla pittura, insomma, quell'immagine lì. Quando invece qui stiamo parlando di un ambito completamente diverso. Oggi le tecnologie sono parte del nostro ambiente, soprattutto per le nuove generazioni, quelle nate negli anni 80 e 90, dove non fanno più una grande distinzione su ciò che è un medium e ciò che non lo è, ma nel momento in cui si apprestano a lavorare con le tecnologie bisogna entrare in contatto con degli ambiti non convenzionali del mondo dell'arte, perché nel momento in cui io lavoro con, non lo so, intelligenza artificiale, io ho bisogno di ingegneri, di tecnici, ho bisogno di laboratori scientifici, insomma ho bisogno di entrare in degli ambiti che non sono quelli convenzionali del mondo dell'arte. E quindi entrare in contatto con delle situazioni anomale per l'artista. Ed è quello che, grazie a curatori come Monica, accade in contesti scientifici. Però il punto di vista, in questo caso voglio un po' cambiarlo, non voglio porlo solamente sulle pratiche degli artisti. E quindi è ovvio che l'artista, nel momento in cui entra in un laboratorio, beneficia di tecnologie avanzate, di tecniche, quindi tecnici, quindi la possibilità di sviluppare al meglio il proprio lavoro. Ma la domanda che voglio fare è: che cosa accade al laboratorio scientifico? Che cosa accade
al laboratorio dell'innovazione, all'azienda, nel momento in cui un artista entra lì. Quindi il contrario, insomma, vederlo da un altro punto di vista, cioè vedere che cosa accade al mondo dell'innovazione, al mondo dell'innovazione tecnologica e scientifica. E ci rendiamo conto che accadono un sacco di cose, e accadono tante cose importantissime per rileggere lo sviluppo dei media, per rileggere la nostra società tecnologica, e anche con delle cose che possono avere un impatto sociale molto più grande di quelli che noi pensiamo. Noi tendenzialmente, quando guardiamo allo sviluppo di una tecnologia, noi la pensiamo così. Io ho fatto questo schemetto che è un po' banale, anche bruttino, che però ci dà un po' l'idea. La tecnologia è un qualcosa che dall'alto scende, il mercato crea, e che il creata dal mercato e che ha una... Scusate, io perché... Ecco. Che viene creata dal mercato e che ha un impatto. Il mercato crea la tecnologia, quindi questa entità un po' astratta che non sappiamo bene cosa sia, crea questa tecnologia dall'alto e finalmente la società la può utilizzare, gli artisti, le persone, gli artisti. Quindi la visione dello sviluppo tecnologico per noi è sempre una visione passiva, no? Sempre gli artisti arrivano secondi, dopo che grazie... E questo lo vediamo anche nelle storie dell'arte, quando si dice... Sono nate le tecnologie elettroniche video e quindi è nata la videoarte. Arriva il computer e quindi nasce la computer art, no? Come sempre a seguito dell'artista di un mercato tecnologico che esiste. Mentre invece proprio queste cose che abbiamo visto prima ci possono indicare una via diversa per concepire il ruolo degli artisti all'interno della società. Perché poi questo è il punto. Quale ruolo oggi può avere l'artista e l'arte all'interno della società? E allora vediamo qualche esempio veloce nella storia di artisti che hanno lavorato con all'interno di laboratori. Quindi non esempi di oggi che ha fatto Monica, ma esempi nella storia, per far vedere che tutto questo non è assolutamente nulla di nuovo. E cercherò di essere abbastanza veloce. Vediamo che, ad esempio, nel 1970 accade qualcosa di strano. Un filmmaker artista, Michael Neymar, che insieme anche alla collaborazione di un artista molto, molto importante come Rebecca Allen, entrano all'MIT, entrano a lavorare all'MIT, vengono inclusi all'interno del laboratorio di un ingegnere che si chiamava Lippard, che era un ingegnere molto famoso, e portano un'idea, e cioè l'idea che è quella di creare una mappa interattiva di una città. Perché non creiamo una mappa interattiva della città? Lippard e il suo team accolgono questa idea e iniziano a svilupparla. Siamo alla fine degli anni 70, quindi le tecnologie erano ben diverse rispetto a quelle di oggi. Vediamo da questa immagine abbastanza iconica che abbiamo due schermi con le immagini dall'alto classica, ma davanti questa persona ha invece una mappa un po' particolare, e cioè una mappa, vediamo una città, ma vediamo sotto dei pulsanti che va a destra, uno che va a sinistra, uno che va avanti, uno che si ferma. Insomma, noi siamo davanti alla prima mappa interattiva della storia, esattamente l'antesignano di Google Street View 30 anni, 40 anni prima. Quindi, che cosa è successo qui? Un artista, un filmmaker, entra all'interno di un laboratorio scientifico, vede tutta questa tecnologia che prima non aveva visto, ne vede il potenziale, e porta un'idea. Questa idea è un germe che entra all'interno del laboratorio, si insinua dentro l'immaginario di quel laboratorio lì e viene poi sviluppato, anticipando, creando una tecnologia che può anche essere messa sul mercato. Bisogna sempre tenere in mente che però l'artista, quando crea questo, non lo crea, non entra perché vuole creare delle tecnologie da mettere sul mercato, perché altrimenti sarebbe un ingegnere, non sarebbe un artista. Per Neymar questo era le possibilità di esplorazione di una nuova concezione di orientamento, era la possibilità di espandere i nostri sensi attraverso la tecnologia, quindi era un approccio estetico il suo, artistico. Lui voleva creare un'opera d'arte, come gli artisti che vanno a lavorare con Monica non sono degli artisti che sperano di scoprire il nuovo bosone di Higgs. Quello che vogliono fare è creare un'opera d'arte, seguire l'epifania della visione dell'opera, ma in questo processo lineare di creazione, che non è lineare, però per intenderci, ci sono tantissimi output, tante ricadute in molti settori diversi, come l'innovazione scientifica e l'innovazione tecnologica. Ed ecco che, ad esempio, possiamo addirittura andare indietro nella storia con Thomas Wilfred, che nel 1919
esisteva il cinema, quindi la possibilità di vedere delle immagini in movimento, però quelle immagini non erano real time, non erano in tempo reale. Wilfred allora crea una macchina per poter fare degli spettacoli di immagini e suoni in tempo reale. Vediamo qui, ad esempio, questo pianoforte con questa protuberanza, dove nel suonare un gioco di filtri permetteva di fare in tempo reale delle immagini. Lui crea un vero e proprio nuovo strumento che poteva essere utilizzato per fare performance anche da altre persone. Per Wilfred l'idea era sempre quella di creare, di scoprire una nuova possibilità dell'arte della luce, però questo ha una ricaduta nella creazione di uno strumento, soprattutto dando uno spettacolo che anticipa un nuovo uso sociale della tecnologia, perché oggi qualsiasi immagine è ancorata, qualsiasi suono è ancorato un'immagine, con concerti, pensiamo ai concerti, alle opere di Vogt, eccetera, eccetera. All'epoca non era così comune, ancora una volta anticipato. Wilfred addirittura negli anni 30 ne crea uno da casa, cioè la possibilità di poter... scusate, mi indicano che si vede sempre la slide 1. La vedete adesso? Allora la faccio così, va bene? Vediamo che Wilfred ne crea addirittura una versione casalinga, cioè una versione possibilmente quella di creare la musica, prima di andare a dormire praticamente, una specie, vediamo che lui ha un keyboard in mano. Facciamo un salto temporale fino ad oggi, fino agli anni 90, con un media artist molto famoso che si chiama Toshio Iwai. Toshio Iwai crea un tenorion, quindi uno strumento di scusate, ok, crea uno strumento di produzione di suoni con questo dispositivo in tempo reale, senza il bisogno di strumenti particolarmente complessi, quindi un matrix di 16x16 a LED, e cliccando sui tasti si potevano creare le tante combinazioni di suoni. Questo lui lo crea in modo artigianale, la Yamaha lo vede e gli dice: senti, perché non vieni a farlo da noi? Noi ti diamo tutta la strumentazione, gli ingegneri. Quindi la Yamaha crea un vero e proprio dipartimento per l'artista, per Toshio Iwa, che crea questo strumento, e poi la Yamaha lo mette in commercio, avendo anche un discreto successo all'interno del mercato dell'epoca. Però, ancora una volta, per Toshio Iwa il punto non era creare una tecnologia da vendere, per Toshio Iwa era creare uno strumento per poter il più possibile portare avanti la sua pratica artistica e poter sviluppare nuove estetiche. Tant'è che, infatti, Toshio Iwa fece queste performance con tenorion in molti posti famosi, al MoMA per esempio, o ad Ars Electronica, che è un festival molto importante, eccetera, eccetera. Allora, se noi torniamo a questo punto, dopo questi tre esempi spot che nel corso della storia, torniamo alla slide di prima, vediamo che può cambiare questa slide da come l'avevamo vista prima, no? Possiamo addirittura, forse esagerando un po', poter mettere l'artista al top dello sviluppo di potenziale innovazione. Quindi non questa entità astratta, ma l'artista come uno degli attori, uno dei motori possibili che hanno un'influenza sulla società anche e sulle varie altre sulla società e quindi anche su di noi. Quindi in questo caso l'artista che entra dentro un laboratorio scientifico può diventare addirittura un motore per l'innovazione tecnologica e scientifica, quindi non solo un qualcuno importante per i musei, per il mondo dell'arte, ma un vero e proprio motore. È ovvio che l'artista ha sempre, lo ripeterò sempre questo, la sua idea non è quello di creare tecnologia, ma è quello di creare una opera d'arte che poi vada anche nei musei. Ma questo processo, nel momento in cui si struttura nel laboratorio, in questo modo che stiamo dicendo, questo ha delle ricadute per forza di cose anche su altri settori che sono come quello dell'innovazione tecnologica e l'innovazione scientifica. Tutto questo oggi, che prima erano degli esempi un po' spot, sta diventando come dire, qualcosa di strutturato con dei finanziamenti fatti appositamente in questa direzione. Arts at CERN è un esempio concreto. Perché il CERN si dovrebbe interessare agli artisti? Perché gli artisti portano una visione che i designer e i creativi non portano.
non solo come processo di comunicazione interno all'azienda, in questo caso CERN, ma anche con le sinergie potenziali che si possono creare. Perché aziende, scusate, perché aziende come Microsoft dovrebbero creare degli interi dipartimenti dedicati agli artisti, spendere dei soldi per gli artisti? Non se li sono mai filati in precedenza gli artisti, fino a 10 anni fa. Improvvisamente l'artista diventa così importante. Perché Adobe deve creare dei dipartimenti per residenze d'artista? Perché Google deve fare dei dipartimenti per residenze d'artista? Questa è la domanda. Perché? Perché forse l'artista effettivamente riesce a portare qualcosa che altri non riescono a portare. Qui entra, ed è qui, secondo me, il punto fondamentale del nuovo ruolo del curatore d'oggi, è che è fondamentale che ci siano figure tipo Monica, perché se noi non possiamo lasciare la guida di questo al Microsoft, a Adobe, non si può. Dobbiamo noi ritrovare, noi istituzione culturale, noi curatori, dobbiamo noi ritrovare quella figura di mediazione tra il mondo dell'arte e queste aziende, perché dobbiamo noi garantire l'etica anche di sviluppo di un mondo dell'arte differente. Tanto che ci piaccia o no, questo sta accadendo. Che ci piaccia o no, Microsoft ha già creato il dipartimento e sta già lavorando con gli artisti. Quindi è inutile dire non mi interessa perché è una cosa che io non, che io sono il mondo dell'arte classica, incredibile, eccetera, eccetera, io solo quello, eccetera. Perché questo sta accadendo. E tra pochi anni, se noi non ritroviamo quel ruolo come istituzione all'interno di questi settori, noi non riusciamo e ci perdiamo un pezzo importante. E noi anche curatori, noi stessi curatori, dobbiamo guardare la figura di Monica, fondamentale come quella di Monica, perché loro creano, che Monica in quel caso è una specie di garante, di grande garante della protezione del lavoro degli artisti e delle mediazioni con contesti complessi non artistici. È ovvio che il CERN fa meno problemi di Microsoft, concettualmente Microsoft, perché ovviamente c'è intenti più economici, no? Da quel punto di vista. Però questo sta accadendo. E quindi io spero che sempre di più si guardi anche a questo e si capisca l'importanza di iniziare a lavorare anche su questi argomenti e trovare anche un nuovo ruolo dell'artista e del curatore oggi. Grazie. Non so se, allora, a questo punto io come faccio, mi assumo un po' i panni di mediatore e che se abbiamo un po' di tempo, dovremmo avere ancora un po' di tempo, una decina di minuti, credo, vero? Dalla regia, se mi scrivete anche su WhatsApp, io lo vedo. E chiedo, allora, ci sono delle domande, Monica. Ci sono già delle domande per Monica. Con quali sistemi? How do you select artists? How you as a CERN, select the artists? Yeah, that we're gonna participate, take part to the In che modo voi selezionate, tu selezioni gli artisti al CERN? Quindi ci sono delle applicazioni, c'è una giuria, quante persone vengono selezionate ogni anno? Allora, ogni anno abbiamo, per le residenze d'artista, abbiamo un bando dedicato ai partecipanti internazionali e la giuria è costituita in parte da personale del CERN e poi altre persone che sono legate a collaborazioni, eccetera. Le residenze sono sempre suddivise tra due laboratori. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con Barcellona, quindi non c'è solo il CERN Ginevra, ma anche altre città come Barcellona. Quindi ci sono persone di Barcellona e di Ginevra che fanno parte di questa commissione e poi invitiamo sempre dei curatori, tra cui per esempio Valentino, che ha partecipato appunto alla giuria in occasione dell'ultima edizione. E quindi è importante dire, credo, che
Penso che sia importante dire un paio di cose. Innanzitutto, prima dell'avvio di Arts at CERN, c'erano comunque tanti artisti che appunto venivano presso il laboratorio, ma non era una cosa organizzata, quindi magari veniva chiamato l'ufficio stampa oppure venivano contattati gli scienziati, ma non c'era un modo per tenere traccia, diciamo, di questi contatti, oppure non c'era un processo di selezione. Quindi quando Arts at CERN è stato avviato come programma artistico ufficiale, abbiamo, diciamo, stabilito una policy, elaborato una policy, e tutto ciò che noi facciamo viene gestito attraverso dei bandi, quindi tutti possono partecipare e poi c'è un processo di selezione. Quindi questa è una risposta. Un secondo aspetto, forse magari meno tecnico, ma comunque altrettanto importante, è che ogni anno noi, nell'ambito della nostra giuria, cerchiamo di individuare cose, proposte, idee che siano, diciamo, diverse. Quello che ci colpisce, insomma, ciò che sta avvenendo nel mondo dell'arte, negli studi degli artisti, che davvero sta diventando importante, ma che magari non ci saremmo aspettati prima. Pertanto, cerchiamo di rispondere a questo spirito o a queste tendenze, forse potremmo chiamarle. Quello che è importante e rilevante è quello che noi cerchiamo di individuare. Non abbiamo delle idee preconcette. E poi incoraggiamo tutti a fare domanda, quindi artisti famosi, artisti emergenti. E questo è importante. Quindi bisogna che tutti possano fare domanda. Quest'anno, Monica, c'è stata la giuria migliore di sempre, direi. Ah sì, perché c'eri tu, tu eri uno dei membri della giuria, naturalmente. Sì, assolutamente. Allora, abbiamo una domanda che però è stata rivolta a me. Mi chiedono se ci sono accademie specifiche oppure corsi che sono, diciamo, legati a questo rapporto tra scienza Ottima e. domanda, perché un po' casca in quello che dicevo alla fine, e cioè il fatto proprio dell'importanza oggi anche di formare dei curatori che sappiano parlare in varie istituzioni. Monica, come anche me, io quando all'epoca facevo il Media Art Festival con la Fondazione Mondo Digitale che facevamo al Maxi, abbiamo fatto progetti con Epson, con Microsoft in questa direzione. Artisti hanno lavorato con le aziende, con i tecnici, gli ingegneri, sono venute fuori delle cose incredibili. Gli ingegneri erano molto scettici nel lavorare con gli artisti, e poi alla fine si è creata una sinergia bellissima, ma non è sempre così, è molto difficile. Il mio ruolo lì era proprio di moderare tra questi due mondi, ed è stato molto eccitante per me, anche se devo dire che però io ho appreso queste pratiche, questo modo di dialogo, l'ho imparate facendo, nessuno me l'aveva insegnata prima. Ho visto che lo facevano all'estero, l'ho voluto portare in Italia con il festival, e adesso anche con il progetto a Manchester, che vi faccio vedere un secondo molto brevemente. Stiamo cercando di andare in questa direzione. Questa è la School of Digital Art, che è un progetto di 35 milioni di pound ricevuti dalla Manchester Metropolitan University, dove abbiamo degli spazi espositivi che saranno spazi per mostre internazionali. Io sono il curatore di questi spazi, oltre, come diceva prima Laura, lecturer. E stiamo adesso strutturando le partnership, e se vediamo già, ad esempio, i partner. Questo dell'advisory, Danny Boyle è il chair dell'advisory board, ma ci sono molte aziende che vengono dalla BBC, da Apple, eccetera, eccetera, da Sony, eccetera, eccetera. Io stesso, ad esempio, sto aprendo collaborazioni con ViveArts, che sarà uno dei nostri partnership, oltre collaborazioni culturali, nel cercare di mischiare questo lato più
tecnologico, ma inglobando anche le istituzioni culturali, no? Da Monica, lo so, alla Serpentine Gallery, insomma, c'è cioè Iflax, eccetera, eccetera, con cui collaboreremo. Quindi ci saranno, l'idea è questo, cercare di creare questo ponte tra questi due mondi, preservando il lavoro degli artisti. E sicuramente io penso che sarebbe quasi da creare un'accademia dedicata a questo, perché non c'è assolutamente formazione, sia io che Monica abbiamo imparato facendo, nessuno ce l'ha insegnato, facevamo i curatori, a un certo punto abbiamo intuito che c'era questa direzione, ci siamo buttati e abbiamo appreso, perché quando tu devi dialogare con uno scienziato o un ingegnere e devi mediare tra l'artista e l'ingegnere, è un altro lavoro, è un lavoro, io quello che dico sempre è che il curatore è il lavoro peggiore che ci sia, perché devi essere un organizzatore, un intellettuale, devi saper scrivere, devi essere uno psicologo perché lavori con gente abbastanza matta, devi essere un neuroscienziato perché devi conoscere, no, allo stesso tempo e quindi eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo e quindi è abbastanza complicato. Allora, non ci sono altre domande. Noi abbiamo anche un pochino sforato di poco a poco il nostro tempo. Monica, if do you, I don't know if you want to say something, you briefly, Cosa just to brevemente, close un po' per the panel. chiudere questo incontro, If you want to se encourage, you know, I vuoi, mean, desideri incoraggiare in qualche our modo audience, il you know, nostro to pubblico, maybe to do another job magari or, you know, to pursue, you know, and to a go fare on un, a with cambiare lavoro, career oppure thing. invece, a continuare a fare quello che tu I think proponevi. Beh, it's interesting what you penso are che quello saying che hai ironically detto, about un the po' curators, but I ironicamente, think, sul curatore è molto you know, interessante the figure perché of credo che la a curator figura di and curatore, di un is curatore, always, sia kind of, sempre un po' like floating in this qualcosa che è un po' ambiguity, fluttuante, and seems like, qualcosa di un po' ambiguo in un certo something senso. you don't really need Quindi una cosa che magari non here, serve dealing with davvero, spaces and galleries and affrontare temi venues and tipo gestire audiences, gallerie, but I think spazi, it is magari a può clear stage sembrare to any, una cosa un po' poco artistic utile, ma invece è una fase fondamentale in development qualsiasi that sviluppo requires artistico che necessita di this collaboration, una this collaborazione, di questo tipo observation, di this kind of collaborazione, guess quindi what's una going to di become, will be coming. osservazione di ciò And che then, and this sta is especially avvenendo. E relevant questo in è molto scientific, importante anche nel campo scenarios and frameworks in which artists scientifico e may tecnologico not e nel be quale the poi core intervengono business, right? appunto degli artisti che però Determining non to deal rappresentano il core with, business di queste phenomena that attività. Quindi happen and ci sono is dei not the fenomeni usual phenomena che in a avvengono e museum. che non So sono I think, fenomeni I think usuali it's tipo quelli di un important museo. to, Pertanto penso che sia to support importante sostenere professional development in the lo curatorial sviluppo space professionale nel in settore relation to curatoriale artistic proprio in technology. relazione al rapporto tra scienza, arte e It tecnologia requires another set of e skills, I che ha think. bisogno sicuramente di Condivido competenze pienamente quello che Monica ha specifiche. detto, perché come lei ha detto, appunto, lavorare in questo campo non è quello che anche non è solo fare mostre nel White Cube o approcciarsi mostre nel White Cube, ma vuol dire proprio confrontarsi con una realtà che è totalmente diversa. Immaginate, insomma, introdurre gli artisti al CERN, no? Che cosa vuol dire? Cioè il White Cube arriva solo, è l'ultimo tuo problema alla fine, anzi, è il problema forse che ti rilassa di più, no? È tutto questo. Quindi, insomma, speriamo che riusciremo veramente a creare questo territorio. Io lo dico sempre, non per far polemica, ma non lasciamo, perché il CERN va bene, è un ente pubblico, ma non lasciamo il mondo dell'arte nelle mani delle grandi aziende che arrivano con un sacco di soldi e giustamente gli artisti si buttano. Cerchiamo di ritrovare, non demonizziamo questo, ma cerchiamo di capire che è il momento che forse anche noi ritroviamo quel ruolo di mediatori anche in questi ambienti qua. Va bene? Io a questo punto chiuderei. Se non ci sono altre domande, quindi è stato un vero piacere, Monica, chiacchierare con te è sempre bello. Spero che la prossima volta ci prenderemo una pizza a Roma. Una Yes, carbonara. please. Thank you very much, Valentino and everyone, and thank you to Grazie. the people that is listening. It's Grazie been a pleasure agli to be here spettatori, è with you. stato per me un grande piacere essere Ciao qui con voi ciao. stasera. Ciao, ciao, ciao. Ciao.